Ciao a tutti, benvenuti in questo secondo vlog natalizio. Innanzitutto vi faccio gli auguri di Buon Natale, spero che la vigilia e che questa mezza giornata di Natale sia stata serena, tranquilla, all'insegna di cene in famiglia, visite a persone a cui volete bene e che magari non vedete molto spesso. Io ieri ero al lavoro e quindi niente, è così. Che cosa facciamo oggi? Oggi vi mostro come taglierò i miei capelli. Ovviamente non farò un taglio a caschetto, cioè voglio tagliare la parte di punta un po' più grezzina, votina, che avete visto anche voi nel vlog precedente. Questo perché? Perché nonostante il progetto Punte Perfette avesse funzionato alla grande, a ottobre io sono tornata a lavorare in gelateria e i risultati sono questi. Il freddo, nonostante io abbia preso tutte le precauzioni del caso, quindi capelli raccolti, capelli protetti con retine, copricignon, foulard, eccetera, eccetera, il banco a meno 18 ha fatto altre vittime. Cioè, voi guardate un poco quanto cavolo è vuota questa parte qua. Sicuramente delle punte mi sono saltate, perché altrimenti non si spiega, i miei capelli sono 105 cm, però sono vuoti gli ultimi 10 cm. Questo significa che si sono svuotati gli ultimi 5 cm che prima avevo pieni, cioè con i tagli frequenti che fino a settembre stavano bene. In realtà lo svuotamento effettivo è avvenuto nell'ultimo mese, in principal modo. Questo vuol dire che le punte sono diventate di nuovo irrecuperabili perché tendono a seccarsi moltissimo, si bevono praticamente tutta l'idratazione che vado a mettere, ma io non posso vivere reidratando costantemente le punte perché sono troppo rovinate. Non mi piaccio quando faccio la treccia perché sono vuote, non mi fanno sentire tricologicamente male, ecco, diciamo così, nel senso che mi sento frustrata a fare tutta una serie di cure e poi vedere che praticamente le cure che io faccio vengono inficiate così rapidamente dal mio lavoro, dal lavoro con cui mi mantengo agli studi. Sono stanca, ecco, sono stanca perché sono anche un po' avvilita, perché avevo raggiunto un buon risultato, ma non c'è più. Cioè, sicuramente non sono tornata al punto di partenza, ma proprio perché non voglio ritrovarmi di nuovo al punto di partenza è necessario porvi rimedio. L'unico rimedio che posso porvi è andare ad eliminare questa parte che è ancora quella cresciuta quando avevo i disordini alimentari, è ancora quella che già aveva i danni da freddo, perché cresceva, c'era già quando io lavoravo in gelateria prima. C'è bisogno sostanzialmente di capello nuovo, cioè la punta deve essere più nuova per essere più forte e le spuntate ogni settimana mi stressano e mantenere invece i tempi di spuntata, perché io l'ultima volta che ho spuntato è stato a dicembre, mi pare il 4 dicembre, mi pare di aver tagliato 2 cm. Oggi ne ho tagliate altri due, ma come potete vedere non basta, cioè non bastano più tagliare ogni 15 giorni, mo che io tagli 1 o 2 cm non è più sufficiente. I capelli hanno bisogno di un taglio che può essere definito drastico, perché tutto ciò che è al di sopra dei 5 cm di taglio non è più spuntata e taglio effettivo. Io mi ero ripromessa di non tagliare mai al di sopra del metro perché avevo faticato molto a raggiungere il metro, quindi questo io lo vivo un po' come un fallimento personale, e lo vivo come un fallimento personale perché ho preso sotto gamba determinati sintomi, cioè avrei dovuto incrementare il massaggio indiano invece di lasciarlo andare perché non avevo tempo. Avrei dovuto fare sempre il bagno di fieno greco con leave-in prima di andare al lavoro, invece l'ho trascurato. Avrei dovuto portare i miei prodotti per il leave-in, per la cura dei capelli, a casa del mio ragazzo, perché quando finisco di lavorare
mi viene a prendere lui e vado da lui perché è più facile raggiungere il negozio il giorno dopo da dove abita lui rispetto a dove abito io, soprattutto la domenica, perché la domenica qui la Vesuviana, la mia tratta è chiusa, gli autobus non passano, a volte se monto alle 4 devo scendere all'1 per essere sicura di arrivare in tempo. Di conseguenza andavo da lui e quindi non tamponavo subito le problematiche che mi dava che mi dà il lavoro. E invece avrei dovuto farlo. Ora mi ritrovo che praticamente veramente in tempo brevissimo è come se io avessi azzerato 6 mesi di progetto Punte Perfette. Cioè, presi così e lanciati dalla finestra. Quindi mi sono detta, ora basta, sono stanca, sto sempre lì a farmi gli studi, i calcoli, e invece ho sempre dei capelli che io personalmente reputo non all'altezza. Ma non perché, ah, sono ipercritica, oppure non mi voglio bene, come ha detto qualcuno. Perché a parità di quello che faccio, io so quale dovrebbe essere il risultato e quel risultato non c'è. Cioè, c'è solo in modo parziale. E il fatto che una persona faccia 2 e ottenga tutti questi risultati, quando io faccio 200 e ne ottengo la metà, mi fa arrabbiare. Cioè, penso che sia una cosa naturale. Penso che chiunque al mio posto direbbe: sto perdendo tempo, sto solo perdendo tempo. Io so di non stare perdendo tempo, so che probabilmente sto commettendo ancora qualche errore che mi va a influire su questa cosa e probabilmente l'errore principale è che io non ho fatto il taglio drastico quando avrei dovuto. Quindi oggi proviamo a fare questo taglio e vediamo che cosa succede. Perché magari può essere utile anche a voi poi seguire il percorso di ricrescita dei miei capelli e vedere effettivamente come si velocizza il risultato. Tenete conto che i miei sono capelli geneticamente di merda, quindi possono essere belli, cioè voi li potete reputare belli quanto volete, ma io per averli così belli butto il sangue. È per questo che io dico ho capelli di merda, non perché li reputi brutti. Io so che sono belli, so che sono sani, so che magari molte di voi vorrebbero avere quello che per voi è un risultato e io magari critico tanto perché per me non è un risultato. Ma è a parità di quello che io faccio, a parità dell'esperienza, degli studi, degli anni che ci ho impiegato, perché ragazze, io sono arrivata al metro almeno 5 anni fa. Non è normale che io non riesca a superare il metro con decenza, non è normale che i miei capelli abbiano questa tendenza a svuotarsi così tanto, vuol dire che sbaglio io qualcosa e forse quello che ho sbagliato è stato quello di non andare a fare un taglio drastico dal primo momento. Quindi che cosa facciamo? Vi faccio rivedere sostanzialmente come si fa a tagliarsi i capelli da soli. Sì, se non mi tiro il filo del microfono. Ho messo la mia giacca rossa, così potete vedere bene i capelli perché fa abbastanza contrasto. La prima cosa da fare è districare. Io sto partendo a districare da sopra perché tanto li avevo già districati prima di cominciare il video. Quindi sto dando giusto qualche colpo così. Ecco, più verso le punte che si forma qualche nodo, perché le punte sono più rovinate. Una volta che avrete districato, prendete con un elastico, fate una coda morbida. La prima cosa da dire è non far passare i capelli dietro l'orecchio, i capelli devono scendere liberi e li andate chiudere semplicemente all'indietro. Non abbassate troppo la testa quando fate la coda. Cercate di guardare, non dico dritto davanti a voi, ma abbastanza alto. La coda, come vedete, deve essere molto molto morbida. A questo punto, tenendo il mento parallelo al pavimento, quindi guardando un punto fisso davanti a voi, andate a spingere l'elastico verso il basso. Quando siete arrivati abbastanza giù da poterlo afferrare da dietro, con una mano afferrate la chioma, con l'altra vi spingete un po' più su e afferrate l'elastico e lo tirate in verticale verso il basso. Arrivati a questa altezza è possibile
che dobbiate fare una ulteriore passata di tangle teaser perché si sarà formato qualche nodino. Passate la tangle teaser e riprendete a far scendere l'elastico. Io devo fare un ulteriore giro in più. Sì, se riesco a prendere l'elastico lo faccio. Ok. Addirittura ne devo fare due, bene. Il che vuol dire che se io volessi fare un taglio drastico dovrei farlo qua, praticamente a questa altezza, ma no, questa cosa no, non ce la faccio. Già è tanto che ho deciso di fare quest'altra cosa. Se non volete ricorrere al metro, perché magari vi mette l'ansia, potete anche tastare con la mano fino a raggiungere il punto vuoto. Io qui sento ancora abbastanza massa sotto il mignolo. Ancora, 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 ancora. E lo stacco ce l'ho praticamente in questo punto qua. Quindi devo togliere un palmo. Quindi che cosa faccio? Scendo con l'elastico. A questo punto prendo un doppio elastico in modo da essere più sicura che i capelli siano frenati. Non lo so se questa... Eh no, questa altezza non la riuscite a vedere. Prendo il doppio elastico, ora ci giriamo così ve lo posso far vedere dal davanti. Ok, noi abbiamo praticamente questo ciuffetto qua. Noi andiamo praticamente a tirare verso il basso il secondo elastico in modo da avere una porzione in mezzo tra i due elastici bella ferma. Tiriamo un altro poco più giù il primo elastico fino al punto praticamente di svuotamento. E il punto di svuotamento è questo. A questo punto prendiamo le forbici. Sto per farlo, non ci credo. Meglio tenerlo da sotto, chi lo tiene da sopra io non so come faccio. E andiamo a tagliare. Sentite come si vede che ci sono più capelli perché ci sto mettendo un po' di più per fare il taglio. Ok, ovviamente essendoci più massa è normale che sia venuto tutto storto. Quindi che cosa facciamo? Mamma mia, no, non voglio vedere. Allora, ripettiniamo. Come sono corti! Rileghiamo i capelli come... Ripetiamo praticamente il processo, però questa volta, dopo aver districato i capelli, andiamo a stringere di più l'elastico, lo stringiamo molto più forte. Ecco qua. Vedete quanti giri sto facendo? Per mantenerlo bello serrato, serrato. Ok, a questo punto lo tiriamo, poi ci portiamo di nuovo i capelli avanti, lo facciamo arrivare proprio al limite e a questo punto stendiamo un poco a ventaglio la chioma. Che bello dover fare questo casino, però devo dire la verità. Da un lato c'è tanta ansia, tanto dolore è una parola grossa, però c'è tanto di che cazzo sto facendo. Dall'altro però c'è soddisfazione, che finalmente non devo tagliare quattro peli. Certo, se io mi... ecco. Ok, ecco qua. Andiamo a sciogliere. Ed ecco qui. I capelli adesso sono netti. È probabile che debba aggiustare un poco qualcosa del taglio, eh? Perché in realtà non lo so se è venuto dritto. Sì, mi sembra venuto dritto, però finalmente. Ho delle punte che si possono chiamare punte. Se mi metto i capelli davanti, vedete? Ah, che bello! Vedete
Mi sembrano cortissimi, oddio, sono cortissimi. Non so nemmeno quanti centimetri ho tagliato. Cioè, in realtà ho tagliato questo, più il ciuffettino in più che avete visto prima. Non so effettivamente quanto sia stato tagliato. Prendiamo il metro. Allora, dal punto più lungo. Tagliato 12 centimetri, quindi dovrei essere a 90 adesso. Ora li misuriamo. Avere il picco di vedova per misurare i capelli è veramente una cosa scomoda. Vediamo un po'. Mamma mia, come sono corti! Non ce la faccio. Centimetri. Sono andata sotto il metro alla fine. Vabbè. Devo dire la verità, un po' mi pesa averli tagliati così tanto. Serviva, era necessario, era, cioè, perché la quantità di frustrazione che avevo a vedere risultati minimi rispetto all'impegno stava diventando troppa. Cioè, la cura del capello deve essere un momento di relax, un momento di gioia. Fatto con cognizione di causa, studiandoci sopra, sì, ok, ma deve essere un momento bello, non deve essere un momento frustrante. E stava diventando un momento frustrante. Spero che così le cose migliorino. Cioè, adesso devo soltanto mettermi di massaggio indiano, di Inversion Method, e recuperare praticamente gli 8 centimetri che sono andata ad eliminare per poter riprendere poi il mio programma di crescita. Spero che in questo modo, con queste punte molto più piene, molto più giovani, le cose possano andare meglio. Effettivamente io già adesso sento una morbidezza maggiore, quando mai ho avuto punte così morbide. Cioè, ecco, come dicevo l'altra volta, è vero che la catira ha fatto il suo bel miracolo, ma queste sono punte. Quelle no, quelle che, cioè, queste qua. Che è sta cosa? Cos'è? Cioè, mi dispiace, ma ho fatto bene. Quindi io vi auguro ancora buon Natale. Noi ci vediamo dopodomani per un video normale, perché che avevo girato prima delle feste, e i vlog natalizi riprendono la settimana prossima. Quindi ancora auguri e non posso che augurarvi anche una buona settimana. Ciao! Entra. Leanna, non è il momento. Tiriamo. Ma vuoi andare a dormire? E va a dormire. Ah, fatto tutto sto bordello perché volevo dormire.